Massimo Giletti al record. Maria De Filippi con Amici batte Fabio Fazio. La stagione televisiva 2017-2018 è quasi terminata, ma le nuove sfide no. In via del tutto eccezionale però ieri sera si sono trovati a doversi scontrare Fabio Fazio, il conduttore di Che Tempo Che Fa, e Maria De Filippi, conduttrice di Amici. La serata di ieri è stata particolarmente difficile. Una serata dove le news hanno prevalso sul resto a causa della crisi di governo. Fabio Fazio ha infatti ospitato in studio la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, successivamente in collegamento telefonico Luigi Di Maio, e il ministro Maurizio Martina. Anche Massimo Giletti su LA7, iniziato in ritardo dopo la maratona mentana, ha ospitato Alessandro Di Battista, e ha commentato live ciò che era appena successo. Gli ascolti ne hanno naturalmente risentito. Il pubblico ha scelto di premiare, in particolar modo, l'informazione di Massimo Giletti. Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato 3,289,000 telespettatori con lo share del 14,31% nella prima parte di programma. Nella seconda, denominata Che Tempo Che Fa, il tavolo di minore durata ha registrato 1,759,000 telespettatori e l'11,83% di share. Su Canale 5 Amici ha registrato 3,811,000 telespettatori ed uno share del 20,19%. Su LA7 Non è l'Arena ha registrato 2,485,000 telespettatori ed uno share del 13,51%. Fabio Fazio battuto da Maria De Filippi e raggiunto da Massimo Giletti. Vittoria dunque a Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5 ieri ha avuto diversi problemi durante la diretta. Alcuni LED e grafiche nel programma non funzionavano, e per alcuni minuti è saltata anche la diretta, interrotta dalla pubblicità per 15 minuti circa. Come ha reagito Maria De Filippi ve lo abbiamo raccontato ieri sera. Massimo Giletti ieri sera ha invece registrato il suo record di questa prima stagione di Non è l'Arena. Il pubblico ha dimostrato di amare il conduttore nonostante abbia lasciato la Rai, e fidarsi della sua informazione. Fabio Fazio invece, dalla giornata di ieri, sembra l'unico a non aver modificato la sua media stagionale, registrando un ascolto in linea con le domeniche precedenti. Spazio ieri sera, oltre alla politica e ai talent, anche allo sport. Su TV8 il Gran Premio della Formula 1 Monaco 2018 in differita è stata visto da 1,430,000 telespettatori ed uno share del 6,1%. Nel pomeriggio hanno concluso i loro percorsi anche i contenitori domenicali sia di Canale 5 che di Rai 1. Domenica Live ha registrato nella presentazione 1,932,000 telespettatori e il 12,5% di share. A seguire 2,08,000 telespettatori e il 15,19%.
nella parte titolata Storie 2402000 telespettatori e il 17,67% di share. Nella prima parte di programma 2.457.000 ed il 19,6%, nell'ultima parte 2.508.000 telespettatori e il 19,90% di share. Domenica in conclude con 1.992.000 telespettatori ed uno share del 13% nella prima parte, 1.263.000 e il 9,3% nella seconda,